Cerchiamo, lui è un bull, un prepotente, quindi gli ho messo il focus sull'educazione marziale, magari lo mandiamo nell'ordine dei Mediterranei. Allora, chiudiamo questa guerra qua, questa battaglia, ottimo, 67%, vabbè, io direi che possiamo anche... Fa in seguito, Cioè, se la dovrebbero cavare bene da soli, no? Un trono vagante. Sì, andiamo alla corte. Allora, cosa succede? Eccesso indulgenza. Mio Basileus, il tuo cortigiano Johannes, è solo che lui non ha la smette di mangiare, composta di fragole. Balbetta la mia cortigiana Marta. Abbiamo un tizio che si mangia la cosa di fragole. In nome di Dio, uomo, ancora. ricomponiti. Vabbè, Comunque io incazziamoci con lui. propongo di bandire le quaglie e le composte di fragole, perché sto qua Veramente. e mangio solo quello. Il Che c'ha mio questo? cancelliere despotissa Kale mi si avvicina durante una breve pausa mentre esprime affari in corte. Mi indica un punto per affollare la stanza e io la seguo lì. Sono preoccupata per lo stato del castello di Palermo. Mentre tenevo una riunione in una delle stanze, tutti abbiamo avvertito un odore terribile. Doveva provenire dalle latrine del piano inferiore. Vi imploro di valutare il pagamento per lavori di sistemazione delle parti trascurate dell'edificio. Ah, ci costa 300. Molto bene. Corte Tagliate 100. puzzolente. Va bene. Spendiamo sti 300, poi faremo diremo un'udienza a corte, però qua mi sembra, ragazzi, che la E guerra quindi praticamente noi eravamo in guerra, gli altri avevano sentito dell'odoraccio a corte e hanno detto che la trona era vacante. esatto. Mi Vabbè, ricordo. ragazzi, io ho tolto le truppe perché tanto qua Sì, ormai. all'87% siamo. Allora, intanto possiamo chiedere oro al cavo. Tra l'altro abbiamo 3.979 di fede e ne guadagniamo 8.7 al mese. Ragazzi, ma cioè, questo dovrebbe diventare il Papa. E lui dovrebbe diventare il Papa. Cioè, è clamoroso. Ma chi lo sa se un Clamoroso. giorno potrebbe succedere qualcosa. È clamoroso. È clamoroso. Intanto noi siamo degli ingordi, quindi chiediamo 1.000. Il Papa ci dà 1.000. La Madonna. Mille. Non Corona fate buone le magrebino. tasse. Allora, la corona magrebino la regaliamo al despotate d'Africa, mi No, sembra. non c'è più l'altra signora. Eh no, c'è la figlia. Regala manufatto, no, la corona arancino, ma la corona magrebino mi sembra più della tua zona geografica, quindi ok, e un regalo è stato fatto. Poi qua, trattati sulla cultura Zagawa darebbe e la Madonna, pietà mensile più 4. Ma lo possiamo... È una cosa che possiamo mettere? Certo, Ah sì, ma stiamo c'è altro il mio mettendo. spazio. La stiamo anche indossando, quindi questa va assolutamente riparata. Non basta quello che si indossa, sto E personaggio armatura guida. brunita di Ajab, però noi ne abbiamo una più figa, giusto? Mi Eh ricordo sì, ne hai bene? fatta appare Sì, una. la temprata armatura lamellare, che però... Che fa? Ma che clicca questo? Temprata Vuole. armatura mediterranea. Esatto, Ma questa l'ha indossata Ilvio prima di morire, quindi. questa è l'armatura di Ilvio, ragazzi, c'è cioè roba serissima. Mentre l'armatura la mia è brunita, la possiamo regalare. Diamola al despotato di Creta e Cirenaica. Tra l'altro, che Bellino baffo questo. da Ah, guarda che. porno attore tedesco anni 80, guarda che roba. È un degno re prussiano Sì, proprio. veramente incredibile. Tra l'altro ha cambiato anche simbolo, sono diventate tre palle. Si addice al personaggio. Come Si si addice chiama al il re? personaggio. Lui si Lì. Antimostre chiama Antimos. palle. Sì, ma Antimos tre proprio palle. Antimos tre palle. viene dalla Intanto, Campania proprio il sì, personaggio. assolutamente sì. Miglioriamo le baracche a Messina e andiamo a migliorare le baracche a Enna. A Siracusa stiamo continuando a costruire. A Malta pure stiamo continuando a costruire. Perfetto. In Ralkir, Pasquale chiede se in Algeria ci stanno ancora territori indipendenti. Allora, in Algeria, sì, in Algeria c'è Baccara in realtà, perché la situazione di Reami è la seguente. L'Africa è qua abbiamo Taerte, il regno di Taerte, che in realtà possiamo già creare il regno di Taerte. Noi possiamo già creare il regno di Taerte e abbiamo dei vernici atti a farlo. Quindi
Quindi io, forse senza indugi, io andrei a creare il regno di Taerte per toglierci un po' di vassalli e andrei a dare il ducato al principe Gerasimo Svernizzi, che tra l'altro è nostro figlio. Tra l'altro è nostro figlio. E noi abbiamo anche il duca di Delta, che se diamo la corona però a nostro figlio... Lo vogliono anche gli altri. Anche gli altri, anche lui vorrà la corona. E la corona egiziana al momento... Conviene aspettare il prossimo figlio per fare questa mossa. Sì, converrebbe aspettare un po'. Aspettiamo. Comunque la situazione algerina è abbastanza... Sì, ci sono delle cittadine indipendenti perché abbiamo conquistato dei ducati per dargli figli, comunque quelli in più. Esatto. Perciò sì, ci troviamo in quella situazione. Però ricordiamo il nostro amico di Bisca che ci paga per un patto di una sì, è vero. Quindi va benissimo. Ma pagava Ilvio, non paga più nulla. Vabbè, vediamo se paga anche questo, Mari. Ma io direi che tranquillamente si potranno annettere fra molto, molto poco. Intanto, allora, ragazzi, nel regno di Romagna abbiamo delle... Ah, ok, è stato scomunicato, poi la scomunica è stata revocata perché ha partecipato alla guerra Marcondolo. Santa. Attenzione, in guerra contro... Vabbè, una guerra di libertà, in realtà non dovrebbe... Ragazzi, è esploso. Sì, ma questo a noi ci permetterebbe di andare a prendere le isole Egee, che sono un nostro... 5.000 uomini, alla fine. Nel senso, Rodi la vogliamo. Rodi la vogliamo. Rodi la vogliamo. Cosa facciamo, cittadini? Gran consiglio. Gran consiglio. Io voto per la conquista repentina di Rodi. Mi pare giusto. Ha detto pure Cipro, dove è andato a finire? Sotto l'Anatolia? No, Cipro è sotto Bisanzio. Ah, ancora sotto l'impero. Sì, però Bisanzio. Al momento Bisanzio è alleato con Lotaringia, Francia pure. E due Francie ci sono? Meglio abbondare, ha detto. Ah, no, è un ducato, ok. Un ducato, sì. E piante. Ma prima della guerra io direi di indire la nostra prima udienza. Vediamo chi viene a romperci le palle. L'uomo che si avvicina al mio trono è chiaramente un plebeo. Mio signore, inizia il suo discorso, rappresento la comunità locale di Palermo. Negli ultimi mesi i nostri cimiteri sono stati afflitti dalla scomparsa dei cadaveri. Erano stati tutti dissotterrati e non hanno lasciato tracce. All'inizio abbiamo tenuto la presenza di animali selvatici o di oscure potenze all'opera, ma poi il vostro medico di corte, Hasty, è stata colta in flagrante mentre portava via i morti per i suoi esperimenti. Per favore, ponete fine a questa blasfemia. Cosa stava facendo? E niente, il nostro medico si stava portando via. Allora, se gli diamo manforte, prendiamo furto di salme incoraggiato, che ci dà un meno 25% di potere popolare. Guardie, arrestiamo il nostro medico. Asti, falla finita, gli diciamo che deve smetterla. E sono tutti. Mi sa che è il caso di farla smettere. Facciamo finita. Esatto. Ok, arriva la despotessa d'Africa. La mia vassalla si fa avanti chiaramente desideroso di sentire la mia risposta alla sua richiesta. Mio signore, è tra le casate più grandi del Mediterraneo. Basileus dovrebbe sempre ascoltare i consigli della gente africana. Va bene. Escludere i voti i vostri seguaci per qualificati importanti serve solo a seminare divisione e sfiducia. Presterò sempre a scuola. Ah, questa vuole diritti nel consiglio. No, guarda che noi siamo sul. Vai, caccia di quello. Sì. Assolutamente. Infatti. Oh, munifico Basileus Valkis, io sono Melissa e ho viaggiato a lungo per chiedervi aiuto nel raddrizzare una grande ingiustizia. Benissimo. La donna davanti a me fa un profondo inchino prima di continuare con la sua supplica ben preparata. Mio fratello Dux Megistos attualmente siede sul trono di Dirrakion, ma sono io la vera e legittima sovrana di quelle terre. Se mi aiutate a esercitare la mia rivendicazione, vi giurerò fedeltà e vi servirò lealmente fino alla fine dei miei
giorni. Dove si trova questa terra? Dirrachion è nell'ex impero bizantino. Eccola qua. L'Albania. L'attuale Albania, signori. E con che alleato quello? Allora, il conte Dirrachion non è alleato con nessuno. Perché è imploso. Però non è una zona che riusciamo a pigliare. Non è? Non riusciamo a prenderla quella zona, no? Di Jure sotto imperi bizantini, eccetera. Noi siamo un impero. Questa terra è tutta di Jure. Tutto, no, vedi, tecnicamente, tutto, sì. Tecnicamente lei ci giurerebbe fedeltà, diventerebbe un nostro vassallo, però no, non sarebbe un vassallo di Jure, ovviamente. E chi se ne frega? Andiamo. Cioè, lo diventerà, abbiamo, lo diventerà con il tempo. No, ma i nostri obiettivi sono a livello mediterraneo. È quello che cos'è? Vabbè, diciamo... Le isole prime. Diciamo che a livello strategico non ci serve assolutamente a nulla. Ma è un'opportunità. Guarda, fosse un tipo Europa Universalis, uno lo prenderebbe come vassallo, cioè lontano dai tuoi terreni effettivi, però qua il vassallaggio entra nel tuo territorio, quindi... Sì. Quindi lasciamo perdere. Dobbiamo andare a sostituirci. Andiamo a prendere Rodi. Beh, Rodi sicuramente è più interessante, anche perché, ragazzi, io ho un bel mare. No, ma io ho una malsana idea di dare l'isola di Rodi ai cavalieri mediterranei. Bellissimo. E diventerebbero una nazione a sé, indipendente. È bellissimo. Bellissimo. È bellissimo. Sarebbe bellissimo. Quelli che poi furono i cavalieri di Rodi, sostanzialmente. No, non si può creare un nuovo impero, però si può fare il regno che poi con il tempo è diventato Jure suo. Cosa, Verni, scusami? No, rispondevo a Pasquale. Ah, ok. No, con il tempo diventa De Jure. Adesso vediamo, De Jure, l'impero mediterraneo possiede tutto l'Egitto, il sud Italia e le isole. Ad esempio, Creta ancora non è De Jure del De Jure. Abbiamo Regno d'Egitto, Despotato di Trinacria, Despotato di Napoli e Despotato di Baleo Tirreno. Tutto il Maghreb ancora non è De Jure per l'impero mediterraneo. Ci vorrà del tempo, ci vuole 100 anni dalla conquista di un territorio. Niente, un soffio. Comunque sì, confermiamo sì, che tutti i figli, tutti gli scarsi vengono diseredati, qua c'è la meritocrazia, infatti è per questo che noi del Concilio siamo qui, mica per altro. Certo. Sempre per... diseredati. Certo, come no. Ok, signori, io direi di non indugiare oltremodo e di andare subito a prenderci quello che è nostro di diritto. Quindi dichiariamo una guerra per Rodi. Muoviamo le nostre truppe. Però intanto vedo che guadagniamo. Ah, aspetta, noi stavamo ancora qua. Dobbiamo ancora rispondere. Ma vai a girare. Mi lavoro quell'altra. Arrivederci, è stato un piacere. Ok, intanto noi abbiamo dichiarato guerra. Ma io credo che la sua rivendicazione la tiene ancora, nonostante l'ha ospitata. Lei la sua rivendicazione la tiene ancora, assolutamente sì. Intanto ci si sblocca, puoi usare la decisione e storci dai sudditi, che comunque non è sbagliata. Mi dissocio. Ti dissoci cosa? Sempre. I sudditi vanno sempre ascoltati, lei invece vuole ascoltare. Intanto il nostro alleato, nonché parente, che si è appena insidiato a Badajoz, ha vinto e si impone sulla penisola iberica, ragazzi. Adesso due regni cristiani incominceranno a contendersi il dominio della penisola iberica, ragazzi. Qua dovremmo dargli una mano. E chissà se riuscirà a portare la cultura mediterranea quel sovrano. Guarda, purtroppo non credo, però vedremo. Allora, questo è un castello di livello 1, mentre Naxos... Senti, io intanto andrei a prendermi Naxos così. Andate su Rodi,
è andato sopra. Ah no, stavano a Rodi, incredibile. Giustamente tu attacchi Rodi, loro vanno a Rodi. Massacrati così. Massacrati così, abbiamo perso un sacco di uomini. Vogliamo le sue dimissioni però. Meritocrazia, ricordiamo. Scusi. Sì, no. Però intanto questa c'è gente stato... è morta per la sua incompetenza. Intanto c'è stato un glorioso assedio della capitale. Appena in tempo. No, incredibile. Equilibrato, eh? No, ci battono. Ci battono. Pensavo che ce la potevamo fare. Attenzione. In tutto questo disastro. Aia. Non vi generosi. No, per favore. Non facciamo stronzate, Dobbiamo reclutare. Ci serve manpower, ci serve. Dobbiamo reclutare delle leve dopo i figli. Allora, potremmo incominciare il ramo della legge. Oppure andare a chiudere il ramo del sangue. Ma forse il ramo del sangue potrebbe essere ottimo. Perché noi stiamo. Semmai fare almeno fino al 3. Il 3 e 4. Ma l'ultimo c'è il figlio che ti odia, amore, prima di te, cioè. Il fatto che campi tanto sul lignaggio resiliente, così possiamo anche fare degli incesti, perché abbiamo un meno 30% di evitare tratti orribili. Lui lo prende solo per quello, non vuole incesti. Così possiamo fare cose belli pragmatici, mi raccomando. Dai. Preso. Allora, noi qua è una debacle totale. Niente, abbiamo perso. Ci è andato troppo convinto. Ci siamo andati troppo convinti. Allora. Andiamo qui. Oh. Una nuova bambina. Una bambina. Niente, il tratto gigante non lo possiamo prenderlo. Io la chiamerei. Guarda la mamma che mento, però. Incredibile. Esatto. Un Ciga Chad. Aspetta, ferma la bambina. Come la chiamiamo, ragazzi? Come la chiamiamo? Popolo. Nome alla bambina. Giorgia. Ho detto popolo, no consiglio. Popolo. Che nome è Giorgia, poi? Mi sono arrivati i bigliettini. Merito, ragazzi. In sé. Pasqualina. Un nome totalmente disinteressato, Pasqualina. Pasqualina. Milvia. La prossima Milvia. Guarda come scappano. Guarda come scappano. Questi bagurdi canori. Aspetta, rifiatiamo un attimo con l'esercito. Sì, ma non è un problema. No, non è un problema. Adesso altre battaglie perse. Sì, no, che battaglie perse. Lui se ne sta andando, noi andiamo ad assediare qua. Lui tanto assedia là e poi ci rifacciamo. Queste battaglie per le isole sono palle, veramente sono devastanti. Dove verrà lui poi? No. Oh, quanti sono! Con chi si è alleato? Calma. Si è alleato con Cipro. Cipro addirittura. Si è alleato con Cipro. Allora, ah sì. Conte Cosmas, ma chi è sto tizio? Guarda. Cos'è? Ma poi c'ha proprio il copricapo da re sacerdote, tipo. Aspetta, adesso vediamo dov'è questo. Oddio, smilzissimo. 28 anni questa. Chiamiamo in guerra questo smilzissimo, vai, vieni. Vieni a divertirti. No, io voglio vedere di dov'è il tipo, scusami. Il tipo? Era di... Quello della contea. Adesso... Conte Cosmas, eccolo, puoi chiamare Conte Cosmas. È della Transilvania. No, ma l'altro. Non lui, Cosmas. Col bel cappello. Ah, Conte esatto. Cosmas. È in Spagna. Medellín. E se va in giro vestito così? Sì. Scusa un attimo, adesso non è per dire, ma... Sì, visto come si veste il nostro personaggio. Ma lui è... Questo è il motivo che vuole dettare legge su come ci si veste. Ok, aplomb dorato. Ma sì, anche se non siamo particolarmente stressati.
Andiamo a vedere, però 11.000 è un po' rischioso. No, sbarca Ionia, scusa. Oh, ripigliati, sì. Intanto riprendiamoci qua e rimaniamo qua. La cultura ha scoperto uomini d'arme. Oh, ma anche la, comunque anche la Turchia, un pezzo di Turchia c'ha questo qui del, di Rodi, eh? Sì, quindi sì. Puoi anche sbarcare là. Noi stavamo ricercando le picche, no? Noi abbiamo ricercato picchieri in colonna, eccolo qua, l'abbiamo appena ricercato, adesso c'è Scutagium, sblocca il contratto feudale Scutage, contributo del vassallo repubblicano V5, vabbè questo è abbastanza inutile, le gilde sono interessanti, ma vai di gilde, ci serve il progresso, araldica, diritto divino, andiamo di gilde, diritto 11 divino? Anni. Il diritto divino ci dà più fede, puoi sbloccare il contratto palatinato. Pensavo una questione per l'eredità. No, no, per l'eredità purtroppo è qua. È basso medioevo. Primo genitura. Intanto raccimoliamo altri 5.000 uomini. Portiamoli qui. Unifichiamo. Unifichiamo tutta la batteria. Vediamo se loro vengono qua. Ma piano piano dovrebbe anche aumentare. No, perché purtroppo abbiamo perso quella battaglia, quindi sì. Beh, ma adesso aumenta, sì. Ok. Ah, lui va a prendere il fiero alleato. Il fiero alleato ci va a prendere le pizze e noi ne approfittiamo. Guarda come prova a scappare il fiero alleato. Guarda come prova a scappare. Che due palle. Allora, vediamo se sbarchiamo qua. Attenzione, fermi tutti. Ma ci dichiara guerra. Ma tra l'altro, per l'impero. Ah, niente proprio di meno. 30.000. Il bavarese, eh? Il bavarese. Attenzione ragazzi, state... Allora, calma. Fai pace bianca qua. Allora, fermi tutti. Bavarese, come ha purgato l'impero bizantino, ci vuole purgare pure a noi. Fermi tutti. Ma perché c'è due figlie per l'alleanza? Non c'è un matrimonio matrilineare, ma perché è un demente totale lui? Perché lui è un demente? Perché abbiamo un figlio demente? Noi perché abbiamo un figlio demente? Ok. Chi vuole sposarlo? Questo personaggio. Non lo so, adesso lo sposeremo. Ok, questa signori, buteria. Abbiamo bisogno di alleati potenti. Abbiamo bisogno di alleati potenti che possano intervenire. L'Inghilterra, in questo caso, è un alleato potente, quindi abbiamo bisogno di alleati potenti. C'è anche l'ultimo figlio. Vediamo se una pace bianca... La pace bianca, infatti, questo non l'accetta. Perché siamo a meno 26, si sono ripresi i rodi, quindi... Fatti andare di conquista Rodi e poi vai via che pace bianca. Ragazzi, qua è una situazione veramente complessa. Ok, è pace bianca, poi ci pensiamo. Ragazzi, la conquista di Rodi è scemata così. Intanto sciogliamo gli eserciti. Dai, ma incredibile. Mamma mia. Mamma mia. Sciogliamo tutti gli eserciti, incominciamo a chiamare tutto quello che possiamo chiamare, anche i membri delle dinastie, sì, vieni pure te, vieni pure il regno crociato, chiediamo anche i soldi al papa, poi puoi chiamare i membri della casata Baiozze, li chiamiamo, anche il Portugale lo chiamiamo, faccio vi scateno addosso gli ospitalieri. C'è anche un figlio che puoi ancora maritare. Sì. Se vuoi un altro piano. I cavalieri. Okay. O figlia, non mi ricordo. Abbiamo con l'Anatolia 8.000 uomini. No. Attenzione, con l'impero bizantino adesso con 11.000 uomini. Però. No. Sono forti di 30.000 questi.
Venezia ci verrebbe con 7.000. Venezia, momento... prendiamoci Venezia. Potremmo prenderci meno. Intanto lui sta salendo su oltre il Po, cosa che non deve fare assolutamente. Cioè, noi con Aquitania non possiamo stringere nessuna alleanza, no, perché non hanno sono tutti grandi. Allora, intanto lui si è... Ok, vediamo qua con... amici miei. Assolutamente. Amore è vero. Sì. Amore vero, verissimo. Assolutamente sì, perfetto. Ma come mai aveva questa rivendicazione? Perché era un Vernizzi, cioè perché è un Vernizzi. È il nostro cugino. E ha una rivendicazione sull'impero mediterraneo, questo. È Nassau, è una... È un Vernizzi Nassau? No, è nostra... nostra zia era sua madre. Mamma mia. Va bene. Molto bene. No, c'hanno 30.000 di uomini. La Baviera si troverà un imperatore. Lascia del boia, lo attende. Perfetto, chiamiamo anche il re di Francia. E l'ultima la diamo in pasto a 66 anni, questo capace che crepa, vabbè, oggi se crepa meglio. Però la Francia ne ha alzati 248. No, la Francia ne ha più di 248, ne ha 18.000. Sì, ne ha sotto 10.000. Ok, allora... Chiamiamo in guerra anche lui. Spostiamo le nostre gioie qua. Aspettiamo un attimino. Rovinico. Si sono presentati già qua. Tra l'altro noi possiamo anche... Ma ti sembra il momento? Io direi che possiamo anche chiamare qualche mercenario, eh? Mamma mia, quanta gente sta venendo giù. Possiamo chiamare anche qualche mercenario, quanto tempo ci stanno... Ok, ci possiamo pure già andare, secondo me. Beh, il Barbarossa che scende in Italia. Eh sì. Ok, io direi che possiamo chiamare anche qualche mercenario... di questi belli, sì. Per i primi, i pancabesti. La Francia sta andando in battaglia, eh? Ah, andiamo a supportare la Francia. Intanto abbiamo... Perfetto. Andiamo a fare pulizia. Avanzamenti della cultura magrebino. Gli studiosi magrebino si sono a lungo dedicati allo studio della medicina. Adesso l'eclettico Hussein sta cercando di unirsi alla mia corte, ma egli è stato recentemente esiliato dalla corte del mio conoscente Wali Tark, in una trasgressione non nota. Tariq. Ho imparato molto, dice lui, dalle opere di Al-Zahar Zahrawi e Ibn Sina. Eppure ho migliorato il loro tempo. Sono in grado di rimuovere caratteri o di curare malattie che prima pensavo non potessero essere trattate. La mia salute va bene così, grazie. Però ottieni rotolando nella sporcizia. Che palle. Ma come? Spendiamo questi soldi, ma che cazzo? Ma rotolando nella sporcizia, ma perché? Allora, intanto sblocchiamo truppe spaventate, uomini d'arma a caso della lavoro a meno, ok, perfetto. I nostri alleati, caro bavarese, ti sei fatto i cazzi tuoi, bavarese, andiamo ad assediare Goritz. Sali dal Brennero, è più rapida. Andiamo ad assediare Goritz. Noi abbiamo rivendicazioni, no? No, non abbiamo rivendicazioni. Voglio la testa dell'imperatore nemico.
Sì, esatto. È da rancoroso di decapitarlo dopo uno che ti ha dichiarato guerra. È morto? È un po' rancoroso.